La finanza scopre un giro di fatture false per 100 milioni, indagati 56 imprenditori. Sicurezza, viaggio al soccorso tra spaccio e Scippia, parliamoci chiaro, scontro maggioranza-opposizione. Il sistema produttivo pratese tiene, ma con risultati divergenti tra comparti e ancora difficoltà per il tessile. Dalla Sardegna a Prato per diventare macellaio, al via il nuovo corso promosso dall'Accademia Italiana fondata da Enrico Conti. Buon pomeriggio dal telegiornale di TV Prato. Lo avete sentito in apertura, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza un giro di fatture false per 100 milioni, indagati 56 imprenditori. La frode commessa nella commercializzazione dei pallets è stata messa in piedi attraverso il sistema delle cartiere. La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto un'ingente frode fiscale nel settore del commercio di pallets messa in atto attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 80 milioni di euro ed IVA per circa 16 milioni di euro da parte di 56 società operanti in tutta Italia. I finanzieri del gruppo di Prato, coordinati dalla DDA di Firenze, hanno ricostruito lo schema evasivo con il quale, tramite l'utilizzo di teste di legno, intestatari di imprese individuali prive di qualsiasi dotazione aziendale e di ulteriori società filtro interposte, tutte operanti nel commercio di pallets, venivano movimentate consistenti quantità di denaro. I soggetti di comodo erano intestatari di conti correnti direttamente gestiti dal sodalizio criminale, utilizzati per muovere, grazie all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerevoli somme di denaro che, al termine della catena di riciclaggio, venivano con frequenza giornaliera prelevate in contanti da vari prestanome su istituti finanziari dell'Interland Pratese per essere successivamente concentrati presso gli uffici di una società con sede a Campi Bisenzio, dove venivano distribuite a vari soggetti titolari di attività economiche. Le Fiamme Gialle sono riuscite ad intercettare il sistema di riciclaggio dei proventi illeciti basato sul commercio e sulle false fatturazioni, 56 gli imprenditori denunciati. Le attività svolte hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro patrimoni accumulati illecitamente nel corso degli anni dagli affiliati al presunto sodalizio criminale e dagli imprenditori legati per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, tra cui 9 immobili, 8 autoveicoli, oltre 20 rapporti finanziari, 4 imprese e denaro contante per oltre 300.000 euro. I finanzieri hanno portato anche a termine dei controlli fiscali nei confronti delle imprese coinvolte, ricostruendo e segnalando alle varie direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate un fatturato complessivo di quasi 100 milioni di euro. Le direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate hanno già emesso avvisi di accertamento per oltre 67 milioni di euro, provvedendo alla contestazione di imposte evase e sanzioni per oltre 42 milioni di euro. Ieri sera, parliamoci chiaro, dibattito acceso sul tema della sicurezza nel quartiere del soccorso tra Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia e Marco Biagioni del PD, ospiti della ultima puntata. Si torna sempre lì, si parla di mancanza di spazi, di creazione di nuovi spazi, ma non si parla mai di risolvere il problema della criminalità in quel luogo e in città. Manca il personale, dice il consigliere Biagioni, tra la municipale da mettere lì, ma si trovano milioni di euro da spendere in incarichi all'urbanistica, fabbrica dell'aria, urban jungle, e non si trova soldi per assumere 10-20 agenti in più da mettere in un nucleo. La legge per lo si cose. Può fare, perché non l'avete assunto. Sta dimostrando avete di assunto, bene la legge. Avete assunto, solo lo scorso anno avete fatto il sbloccate concorso, solo lo scorso anno, concorsi, trovate le risorse, non c'è più la legge Monti che vieta ad assumere, lo potete fare, quindi non vi aggrappate ma ancora non è vera a queste cose, cosa. Li potete assumere se volete, Belgiorno, manca, ma la volontà, vero, deve, manca la volontà, manca la volontà, avete la volontà il di mettere, veramente, avete la volontà di mettere i vigili a fare le multe in città perché fanno solo le multe, non avete la volontà di metterla a fare sicurezza, i pratesi lo sanno, non li mettete voi la municipale a fare sicurezza. Noi siamo andati proprio al soccorso ad ascoltare dalla viva voce dei residenti e dei commercianti come vivono il quartiere. Sentite. Il problema più grosso di questo quartiere, secondo lei, che ci vive? Sono gli spacciatori. È noto che 10 anni fa la situazione non era questa, ora invece è peggiorata. Come esci dal negozio devi stare sempre con l'idea di chi c'è e chi non c'è, anche perché io ho visto qui spesso delle rapine a sera dopo cena. Ai danni anche di cinesi, molto spesso dei cinesi. Mi hanno scippato già 2 volte. A lei? Sì, mi sono venuta di dietro, mi hanno dato una botta al collo, mi hanno preso la borsa, mi hanno preso tutti i soldi e sono andata
col pronto soccorso all'ospedale 10 giorni mi hanno dato. Un'altra volta mi hanno dato un'altra spinta, si sono spaccati gli occhiali che ci vedo anche poco. E i soldi non ce ne avevo, francamente, mi è andata bene la prima volta. Però che si deve fare? È così. È un casino, e purtroppo sappiamo qui che si deve fare. Ma direi che onestamente i problemi non ce ne sono. Stiamo bene, siamo in compagnia, il pallaio, tutto quanto, siamo amici. Allora, diciamo che è un quartiere un po' particolare. Le persone sono variegate e tendenzialmente uno si sente al sicuro solamente in determinate fasce orarie, ecco. Quindi il giorno? Sì, però. La sera non esci da sola? No, solitamente no. Che accorgimenti utilizzi quando ti trovi da sola la sera? Diciamo che vado un po' con quel buon Dio, spero che non succeda mai niente, perché gli accorgimenti in Italia, diciamo che solo lo spray al peperoncino è l'unica cosa legale. Diciamo che bisognerebbe fare qualcosina in più per socializzare tutti insieme. Io ho dei vicini che sono cinesi e mi trovo molto bene, però il primo passo l'abbiamo fatto noi, per cui non è solo colpa degli stranieri, è colpa anche nostra che tante volte ci chiudiamo in noi stessi. Il sistema produttivo pratese tiene, ma con risultati divergenti tra i diversi comparti. Permangono le difficoltà del settore tessile, crescono in modo sostenuto i servizi turistici di alloggio e di ristorazione. I dati della Camera di Commercio di Pistoia e Prato. Vediamo. In provincia di Prato tiene il tessuto imprenditoriale, che fa segnare un più 0,2% nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma con risultati divergenti all'interno di ciascun comparto. Nel manifatturiero pratese permangono le difficoltà del settore tessile. L'andamento è negativo in quasi tutti i comparti, ad esclusione della pelletteria e delle confezioni di articoli di abbigliamento. Si arresta la crescita nelle costruzioni, così come variazioni assai modeste caratterizzano l'agricoltura e il commercio. Nei servizi si registra un andamento relativamente migliore nei servizi informatici e delle comunicazioni e nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, mentre flettono nel comparto dei trasporti, logistica e magazzinaggio e servizi finanziari e assicurativi. Crescono in modo sostenuto i servizi turistici di alloggio e di ristorazione, in particolare le strutture ricettive, con più 8,7% rispetto a giugno 2022. Comunque positivo l'andamento nei servizi di ristorazione. Nella provincia il saldo tra imprese iscritte e cessate è positivo, si riducono notevolmente le cessazioni, meno 7,1% rispetto al secondo trimestre 2022, e i flussi di iscrizione più sostenuti si riscontrano nel manifatturiero, nel commercio e nei servizi. Al via il nuovo corso di macellaio tradizionale promosso dall'Accademia Macelleria Italiana, fondata dal pratese Enrico Conti, titolare dell'omonima macelleria. Un mestiere, quello del macellaio, che non conosce crisi. Il mercato richiede infatti sempre di più questa figura professionale. Mi ha spinto il fatto comunque un mestiere che sta andando sempre a scomparire. Vorrei imparare questo mestiere. Un fornitore di carne nel ristorante dove lavoro mi ha parlato di questo corso, mi ha invogliato e ho apprezzato quello che offrivano e ho voluto buttarmi dentro come prima esperienza. Tiziano arriva dalla Sardegna ed è uno dei 5 allievi del nuovo corso di macellaio tradizionale organizzato dall'Accademia Macelleria Italiana, fondata dal pratese Enrico Conti, titolare della macelleria Conti di via di Cantagallo. Ed è proprio negli spazi della macelleria di Villa Fiorita che ha sede la scuola per aspiranti macellai. Un mestiere che non conosce crisi, il mercato richiede infatti sempre più questo tipo di figura professionale. Ecco che l'Accademia propone diversi tipi di corsi, l'ultimo dei quali, quello di macellaio tradizionale, ha preso il via proprio questa settimana. In programma lezioni pratiche, 500 ore di stage e un esame finale che consentirà ai corsisti di ottenere il diploma. Il successo è garantito, la maggior parte degli iscritti trova infatti lavoro entro un paio di mesi dalla fine del corso. Il corso è strutturato in maniera da creare dei macellai a partire dalla base, quindi dar loro quelle abilità pratiche in una modalità fast format, cioè quello che è veramente necessario. Iniziano direttamente sul tavolo di macelleria con una piccolissima base di teoria, naturalmente la HACCP deve essere in regola, devono avere le nozioni sulla sicurezza
e poi subito si inizia dalla pratica. Ricevamo richieste da tutta Italia e le richieste sono quelle proprio, diciamo, di occupazione e di chi vuole trasformare la propria passione in un lavoro che è sempre più richiesto, che non conosce crisi. 5 le persone, come detto, che stanno partecipando al nuovo corso, tutti tra i 23 e i 40 anni, arrivati da ogni parte d'Italia per imparare i metodi, le tipologie di lavoro e gli strumenti utili per padroneggiare in maniera concreta l'arte della macelleria. Ho scelto il corso per imparare il disosso in maniera completa e spiegata in maniera esaustiva e l'impiego e l'utilizzo in macelleria delle varie sezioni muscolari e di conseguenza quello che arriva poi al banco della macelleria e nelle tavole degli italiani. Da molto tempo che ho questa passione, ho iniziato da un piccolo supermercato e intendo specializzarmi in questa arte. Siamo alle previsioni del tempo e allora vediamo che tempo farà per il fine settimana grazie al Consorzio Lamma. Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Cominciamo subito con il vedere il satellite. Ormai siamo abituati in questo periodo, l'alta pressione interessa gran parte del Mediterraneo e anche l'Italia. Le perturbazioni più a ovest e più a nord, diciamo che nei prossimi giorni il flusso perturbato tenderà a indebolire questa alta pressione molto lentamente e durante la prossima settimana le perturbazioni probabilmente riusciranno a entrare anche sul Mediterraneo. Andiamo però con ordine e parliamo della giornata di oggi, in mattinata qualche nuvola bassa sulle pianure settentrionali, poi in dissolvimento, nel pomeriggio un cielo sereno poco nuvoloso per passaggio di qualche velatura, venti da sud deboli, temperature sempre piuttosto alte, 27-28 gradi di massima, siamo 6-8 gradi sopra la media del periodo. Passiamo ora a vedere un po' il fine settimana. Ecco, nella giornata di sabato qualche nuvola in più sul nord-ovest, qualche piovasco possibile sulla Lunigiana, prevalenza di sole al centro-sud, venti da sud in rinforzo, temperature ancora piuttosto alte, domenica nubi un pochino più consistenti sulle zone settentrionali, qualche piovasco possibile soprattutto in mattinata. Altrove un cielo poco nuvoloso o velato, venti da sud, sud-ovest, di beccio in rinforzo sulla costa settentrionale con mari che diventano ovunque mossi e temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Concludiamo ricordandovi che oggi pomeriggio, venerdì alle 15.30, sui nostri canali social, la diretta meteo consueta, parleremo del tempo della prossima settimana e della fine di questa lunga estate e l'arrivo delle piogge che sembra molto probabile. Bene, con questo direi che è tutto. Anch'io vi saluto, vi do appuntamento al telegiornale delle 20.30. Vi ricordo che potete essere sempre aggiornati consultando tvprato.it o scaricando l'app di TV Prato e poi vi auguro anche una buona continuazione sulla nostra emittente. Arrivederci e buon pomeriggio.